Questo è l'appuntamento con l'oroscopo, che apriamo subito con l'Ariete. La settimana volge al termine e si sente. Il rapporto di coppia ritrova oggi non solo attrazione e passione, ma intesa, desiderio, voglia di fare cose insieme. Toro, giornata tutto sommato serena. Al mattino complice la stanchezza di una settimana intera è possibile uno scontro amoroso che riuscirete a recuperare in giornata. Serata tra amici e grande fortuna per i single. Gemelli, venerdì pacato, meglio moderato. Siete sempre così euforici, impetuosi, vulcanici. Oggi sarete particolarmente saggi, ponderati e moderati in ogni pensiero, frase o desiderio. Cancro, forse venerdì e risentite un po' di stanchezza. Forse sentite il bisogno di un cambiamento, ma dovete essere capaci di costruirlo, in amore come al lavoro, e non aspettare che qualcuno lo faccia per voi. Leone, il rischio che voi oggi possiate cadere in tentazione e cedere al desiderio irrefrenabile di chi vi corteggia e flirta con voi da tempo è altissimo. E lo sarà anche se avete un partner. Dovrete capire come gestire il vostro tradimento. Vergine, voi sempre così decisi e forti, abituati a farvi le domande e a darvi le risposte, oggi sentirete il bisogno di confidarvi con qualcuno, di tirar fuori tutto quello che avete dentro. Bilancia, siamo quasi al fine settimana, avete bisogno di allentare il tiro anche voi. Chiusi gli impegni di lavoro, che come sempre mettete al primo posto, dovrete pensare a qualcosa di bello per il weekend, qualcosa che potrà regalarvi grande gioia. Scorpione, giornata di sensazioni, a pelle o per intuito saprete di chi fidarvi e di chi no. Sceglierete a chi affidare un compito di responsabilità e a chi no. Pensieroso e problematico, l'amore ne risentirà un po'. Sagittario, le stelle consigliano ritmi più lenti e il vostro mal di testa sembra cadere a fagiolo, visto che, volenti o nolenti, dovrete rallentare e forse disdire qualche appuntamento nel pomeriggio. Capricorno, forse non fate salti di gioia perché sapete che vi attende un weekend faticoso e forse lavorativo, forse siete soltanto molto stanco. Certo è che non siete di compagnia e la vostra massima ambizione per la serata è una pizza in solitaria sul divano. Acquario, si chiude una settimana dura e intensa, carica di emozioni forti, a tratti negative e oppressanti. Avete un weekend da organizzare e vivere in assoluto relax. Pesci, nelle situazioni più impensabili oggi costruirete importanti relazioni professionali che presto si riveleranno strategiche, anche se ancora non lo sapete. Anche oggi lavorerete con determinazione e ne raccoglierete i frutti.